Buongiorno. Allora, nella lezione di oggi continueremo a ragionare sul modo in cui la teoria keynesiana è stata in grado di definire un dibattito di politica economica. Un dibattito di politica economica in cui emergono diverse questioni. Ben presto, e lo vedremo nel corso di questa lezione, la General Theory di Keynes viene ricondotta nell'alveo della teoria dell'equilibrio economico generale e ridotta a caso particolare, quello di un'economia nella stagnazione. Il principale modello teorico all'interno del quale viene mostrata questa particolare accezione del ragionamento keynesiano è il modello ISLM che si deve a John Hicks, un economista inglese che verrà poi insignito del premio Nobel nello stesso anno in cui il Nobel viene attribuito a Kenneth Arrow. Questa struttura teorica, che poi viene modificata perché il ragionamento di Hicks sostanzialmente prevede prezzi fissi, e modificando il modello ISLM, come probabilmente avrete visto anche all'interno del corso di macroeconomia, facendo variare i prezzi, si passa a un modello a DAS. Comunque, questa struttura teorica, anche nella sua evoluzione nel modello ADAS, è anche estremamente rilevante per definire le forme funzionali che vengono sottoposte a stima attraverso modelli econometrici. Ed è attraverso questa particolare evoluzione del modo di fare scienza economica che il terreno di confronto fra impostazioni diverse sul terreno della politica economica si confrontano. Ed è questo che cominciamo a fare oggi. Prima però vorrei concludere il discorso relativo al moltiplicatore keynesiano. Il moltiplicatore che dipende dalla propensione marginale al consumo, che viene introdotto da un allievo di John Maynard Keynes, Richard Kahn, e che poi viene fatto proprio da John Maynard Keynes all'interno della General Theory, perché attraverso questo strumento che si riesce a comprendere perché l'occupazione è quella che gli imprenditori decidono. Mi interessa andare a approfondire il ragionamento rispetto alle considerazioni che abbiamo fatto l'altra volta, cercando di introdurre un ulteriore passaggio. Un passaggio che introduce a sua volta nel ragionamento, o se preferite, che si fa carico nel ragionamento che può essere sviluppato a partire dalle indicazioni di Keynes, del problema della eterogeneità che caratterizza il sistema economico. Quindi proviamo ad andare oltre al co il consumatore medio rappresentativo a partire proprio da una riflessione che tira in ballo il moltiplicatore. E cominciamo a fare una semplicissima operazione. Partiamo dalla funzione aggregata dei consumi e consideriamo i comportamenti diversi che possono avere categorie di agenti economici diverse. Rimaniamo ad un livello aggregato, ma disaggreghiamo la funzione del consumo in due parti. Una parte
che considera i consumi dei percettori di salario e un'altra parte che considera i consumi dei percettori degli altri redditi diversi dal salario. Quali sono gli altri redditi diversi dal salario? Beh, con un certo grado di approssimazione, che è lo stesso grado di approssimazione che caratterizza il ragionamento degli economisti classici, Adam Smith, David Ricardo, lo stesso Karl Marx, ma che caratterizza anche il ragionamento di economisti contemporanei di Keynes, in particolar modo Kaletsky, possiamo considerare i percettori di redditi diversi dai salari come i percettori di profitti e di rendite. Pertanto, se la funzione di consumo viene divisa in due parti, una prima parte sarà data dalla componente dei consumi che non dipende dal reddito. Diciamo i consumi incomprimibili entro un certo lasso temporale, C0 riferiti ai salariati, più la propensione marginale al consumo dei soli salariati, che moltiplica quella quota del reddito che costituisce i salari aggregati, W grande. L'altra parte della funzione aggregata dei consumi invece sarà data dalla componente autonoma dei consumi, quindi se volete anche qui il consumo incomprimibile, ma riferito ai percettori di profitti e rendite, C0 P piccolo, più la propensione marginale al consumo di quella particolare categoria di percettori di reddito, cioè dei detentori di profitto e dei rentier, che moltiplica la quota di reddito che va a queste due categorie, che possiamo considerare una grandezza residuale data dalla differenza fra il reddito complessivo Y e i salari aggregati. Bene, a questo punto possiamo, con un rapido passaggio algebrico, isolare da una parte le componenti autonome del consumo, autonome dal reddito, C0 V piccolo e C0 P piccolo, e raccogliere a fattor comune le due propensioni marginali al consumo, quella riferita ai salariati e quella riferita ai detentori di profitto e ai rentier, che moltiplicano la quota salari più la propensione marginale al consumo dei soli detentori di profitto e dei soli rentier, che moltiplica il reddito complessivo. Facciamo a questo punto un ulteriore passaggio. Moltiplichiamo per 1, e questo 1 lo rappresentiamo come y grande su y grande, il solo termine che si riferisce ai salari aggregati. Okay? Questa grandezza espressa nella terza equazione è assolutamente analoga alla grandezza espressa nelle equazioni precedenti. Abbiamo fatto solamente una trasformazione che ci è utile, perché in questo modo possiamo ricavare la quota di reddito dei salariati data da W grande, cioè i salari aggregati, sul reddito complessivo Y, e la chiamiamo Q con il pedice W. Questa è la quota di reddito dei salariati. A questo punto possiamo riscrivere la nostra equazione dei consumi aggregati in questo modo: la componente autonoma dei consumi C0, che è data dalla somma tra le due componenti autonome dei consumi riferiti ai salariati e ai detentori di profitto più rentier, più il reddito, raccogliendo a fattor comune i vari coefficienti che indicano la propensione marginale al consumo e la quota di reddito dei salariati. In questo modo, la quota di reddito dei salariati moltiplica la differenza fra la propensione marginale al consumo dei salariati e
e la propensione marginale al consumo delle altre categorie di reddito. Tutto questo viene sommato alla propensione marginale al consumo delle altre categorie di reddito. Questo modo di rappresentare la equazione aggregata dei consumi ci consente di fare le seguenti considerazioni. Allora, la propensione marginale al consumo aggregata a questo punto dipende dalla distribuzione del reddito, cioè dalla quota di reddito dei salariati. Okay? Se studiamo quindi in che modo le variazioni del reddito impattano sulle variazioni del consumo, dovremo considerare cosa accade alla distribuzione dei redditi sintetizzata dalla quota di reddito dei salariati. Infatti, se la propensione marginale al consumo dei salariati è maggiore della propensione marginale al consumo dei detentori di profitto e dei rentier, come in teoria dovrebbe essere, proprio perché solitamente i detentori di profitto e i rentier appartengono a categorie di reddito superiori alle categorie di reddito alle quali appartengono i salariati, quindi per cui saranno categorie di reddito più propense a risparmiare i redditi che al margine guadagnano che a consumarli. Se la propensione marginale al consumo dei salariati è maggiore della propensione al consumo marginale delle altre categorie di reddito, la propensione marginale al consumo complessiva varia nella stessa direzione della quota dei salari. Quindi, se i salari reali diminuissero, allora diminuirebbe anche la quota di reddito dei salariati, cioè Q, che ricordiamo è data dal rapporto fra i salari aggregati e il reddito complessivo. E ciò comporterà però anche la diminuzione della propensione marginale al consumo complessiva, il che significa che per ogni dato livello di reddito la domanda per consumi diminuisce. Questo significa che sulla propensione marginale al consumo e quindi indirettamente anche sul moltiplicatore keynesiano incide la distribuzione dei redditi. Se la distribuzione dei redditi sfavorisce quelle categorie caratterizzate da una propensione marginale al consumo superiore, gli effetti moltiplicativi saranno minori e quindi le manovre espansive in termini di politica fiscale, che potete immaginare in questo momento semplicemente come un incremento della spesa pubblica, saranno meno incisive, saranno meno efficaci. Una riduzione dei salari reali comporta una redistribuzione del reddito dai lavoratori alle classi agiate, chiamiamole così, utilizzando una terminologia di un economista e sociologo particolarissimo, Thorstenst Veblen. È probabile che il trasferimento dai percettori di salari ad altri fattori quindi diminuisca la propensione a consumare. Gli effetti sulle aspettative degli imprenditori che abbiamo visto incidere notevolmente sulle scelte di investimento attraverso l'efficienza marginale del capitale diventano allora dubbi, perché da una parte una riduzione dei costi intesi come salari, quella componente dei costi che remunera i lavoratori, dovrebbe condurre a un aumento dei profitti per unità di prodotto per la singola impresa, quantomeno. Ma il peggioramento delle prospettive di domanda che i lavoratori eserciteranno in futuro, poiché il salario non è semplicemente un costo, ma è anche una componente del reddito da cui dipende la domanda effettiva, spinge in basso la profittabilità dei progetti di investimento. Keynes, a tal proposito, scrive nel capitolo 19, dedicato
ai salari. Non vi è dunque nessuna ragione per credere che una politica flessibile dei salari sia capace di mantenere uno stato di piena occupazione. Questa è una conclusione che già avevamo visto considerando le caratteristiche dell'impostazione teorica ricavabile dalla General Theory, ma adesso lo ribadiamo a partire da una semplice analisi attenta della funzione aggregata dei consumi nel momento in cui si considera la disaggregazione di questa funzione in una componente che descrive i consumi dei salariati e in un'altra componente che descrive i consumi di altre categorie di reddito. E scopriamo quindi che uno dei problemi della politica economica riguarda proprio l'impatto di un'iniqua distribuzione dei redditi anche sulle politiche di stabilizzazione. Quindi la funzione redistributiva dello Stato non rappresenta un compartimento stagno rispetto alla funzione di stabilizzazione dell'intervento pubblico stesso. Su questo magari avremo modo di tornare ancora a ragionare. Capite bene che nel modo in cui sto cercando di ricavare o di stimolare, se preferite, ragionamenti ulteriori a partire da un semplicissimo strumento che è il moltiplicatore keynesiano dei consumi, sto procedendo facendo dei ragionamenti isolati l'uno dall'altro. Abbiamo visto che cosa succede quando guardiamo all'economia aperta e quindi cosa accade al moltiplicatore se teniamo conto anche della propensione marginale alle importazioni. Abbiamo visto, senza considerare un contesto di economia aperta, che cosa significa prendere in considerazione la distribuzione delle macro categorie di reddito nell'analisi della propensione marginale ai consumi, e potremmo anche cercare di comprendere che cosa succede alla propensione marginale al consumo e in particolar modo al moltiplicatore keynesiano quando i beni su cui si esercita la domanda da parte delle diverse categorie di percettori di reddito cambiano nel tempo. Perché se noi confrontiamo su lunghi periodi i comportamenti in termini di consumo, noteremo che questi comportamenti sono differenti e si rivolgono a beni diversi. Ciò che viene considerato bene primario in un certo periodo storico non è più considerato tale in un altro periodo storico. E ciò che viene considerato bene secondario in un determinato periodo storico può divenire bene primario in un successivo periodo storico. Tutti questi cambiamenti comportano che la stessa propensione marginale ai consumi complessiva possa essere suddivisa tra una propensione marginale al consumo nei confronti dei beni primari e dei beni secondari, che muta nel tempo. Ora, se dobbiamo considerare semplicemente questi tre pezzi di ragionamento, allora le cose si complicano, ma diventano estremamente stimolanti, soprattutto se vogliamo provare a fare delle analisi empiriche di tipo comparativo fra contesti di paesi diversi, fra contesti diversi, tra paesi diversi in particolar modo, fra periodi storici diversi, ma addirittura anche in esercizi di tipo previsionale. Okay? Non potremo vedere tutte queste cose nel corso delle nostre lezioni, ma magari potrebbero essere degli stimoli per voi per una tesi di fine triennio che potremmo cercare di approfondire.
aggiungo solo una piccola considerazione a questo quadro. Stiamo ipotizzando una funzione aggregata degli investimenti che non dipende dal reddito, ma dipende, se voi tornate con la mente allo schema sequenziale con cui abbiamo sintetizzato la general theory, dal tasso di interesse e dalle aspettative incarnate nell'efficienza marginale del capitale. Allora, posto che introdurre dal punto di vista empirico le aspettative è complesso e spesso questo non viene fatto, la funzione degli investimenti date le aspettative dipende solo in questo contesto dal tasso di interesse monetario con una relazione inversa. Minore il tasso di interesse, maggiori dovrebbero essere gli investimenti date le aspettative, date diciamo aspettative normali. Ma laddove invece gli investimenti dipendessero essi stessi dal reddito, beh, la funzione degli investimenti cambierebbe, ci sarebbe una componente che dipende dal tasso di interesse ed un'altra che dipende dal reddito, per esempio pensando che incrementi del reddito si trasferiscano anche in incrementi degli investimenti, magari non immediatamente, con un certo periodo di ritardo, ma questo comporterebbe l'introduzione di una sorta di propensione marginale agli investimenti, che anch'essa a quel punto inciderebbe sul valore del moltiplicatore. Quindi per cui avremo un ulteriore elemento significativo su cui potremmo ragionare, oltre alle condizioni in economia aperta, sintetizzate dalla propensione marginale alle importazioni, la quota salari, quindi ciò che accade nel campo della distribuzione dei redditi, di cui abbiamo parlato adesso, e la evoluzione tra beni primari e beni secondari, che cattura una certa dimensione del progresso tecnologico che ho semplicemente accennato e su cui ho ragionato in una mia pubblicazione, il libro Squilibrio, che ho scritto con Roberto Romano e su cui avremo modo di tornare man mano che continuiamo i nostri ragionamenti. Bene, a questo punto entriamo nel vivo invece di un altro argomento, sempre ricollegato chiaramente al tema principale di queste lezioni, cioè la funzione di stabilizzazione della spesa pubblica. Per farlo, devo entrare nel vivo delle reazioni alla general theory. La reazione più incisiva al libro di Keynes, un libro che fa discutere moltissimo gli economisti, anche perché sappiamo qual è il contesto politico che ospita il ragionamento di Keynes, e sappiamo anche il peso che Keynes aveva all'interno della società inglese, europea e persino mondiale. Il libro fa discutere moltissimo e nel 1937 John Hicks pubblica un articolo che si chiama Mr. Keynes and the Classics, Signor Keynes e i classici, pochi mesi dopo la pubblicazione della teoria generale. Ora, voi sapete che la teoria generale esce in polemica con l'impostazione del tesoro britannico, del Ministero del Tesoro, il quale Ministero del Tesoro era nelle sue scelte di politica economica durante la crisi che scoppia nel 1929 negli Stati Uniti e poi incide profondamente a partire dal 1931 in Europa e in Inghilterra in particolare, era convinto di dover prendere decisioni di politica economica derivanti da un'impostazione
analoga a quella del modello di equilibrio economico generale fisheriano che abbiamo spiegato nelle lezioni della scorsa settimana. La Trustful Review, in particolar modo, pone al centro del ragionamento la seguente idea. I risparmi sono la variabile rilevante della politica economica, su cui possiamo incidere con uno strumento che è il tasso di interesse, il quale strumento dipende non tanto dalle scelte della banca centrale in termini di politica monetaria, ma da ciò che accade sul mercato dei beni durevoli, essendo l'interesse in realtà una sorta di prezzo dei beni durevoli, dei beni capitali. Pertanto, muovendo il tasso di interesse, stimolando i risparmi, noi siamo in grado di incidere anche sul livello degli investimenti e di riportare l'economia al suo equilibrio. Equilibrio che possiamo sintetizzare dal punto di vista aggregato come l'uguaglianza fra risparmi aggregati ed investimenti aggregati. Sarebbero in tal senso i risparmi a determinare gli investimenti. Keynes critica notevolmente questo punto di vista, lo abbiamo già visto. Innanzitutto, sottolineando che il ragionamento che l'economista deve fare non è di carattere simultaneo, non è quello che regola i modelli di equilibrio economico generale. Perché l'economista che si confronta col mondo reale deve isolare delle sequenze logiche che vanno da ciò che accade sul mercato della moneta, dove ciò che fa la banca centrale è fondamentale, perché attraverso le decisioni di politica monetaria, sebbene indirettamente nel mondo di Keynes, si incide sul tasso di interesse. E il tasso di interesse che conta non è tanto quello che regola la domanda e l'offerta di beni durevoli, ma è quello che regola il comportamento degli operatori finanziari. È quello che determina le componenti transattive e speculative della domanda di moneta. E il livello degli investimenti aggregati dipende anzitutto dal tasso di interesse, da questo tasso di interesse, con una relazione inversa, per cui minore il tasso di interesse, maggiori sono gli investimenti. Minore il tasso di interesse, minori saranno le risorse monetarie che vengono indirizzate sui mercati finanziari, quindi minore sarà la componente speculativa della domanda di moneta e maggiore sarà invece la componente transattiva della domanda di moneta. Maggiori saranno le risorse monetarie che vengono utilizzate nella produzione, quindi negli investimenti necessari alla produzione di beni e servizi. Su questo però incidono le aspettative. Il confronto è quello fra efficienza marginale del capitale e tasso di interesse. Se l'efficienza marginale del capitale supera il tasso di interesse, allora c'è convenienza a fare investimenti nell'economia reale, se no no. D'altro canto, i risparmi, anch'essi, non dipendono tanto dal tasso di interesse inteso come tasso di interesse che regola la domanda e l'offerta di beni capitali. Nella General Theory, i risparmi sono semplicemente l'altra faccia della medaglia dei consumi. Ciò che in un contesto di economia chiusa, senza intervento dello Stato, non si consuma costituisce il risparmio, ma siccome la funzione aggregata dei consumi, per motivi psicologici, sostiene Keynes, dipende dal reddito attraverso la propensione marginale al consumo, anche il risparmio non potrà che dipendere in prima battuta dal reddito stesso. Ok, quindi questo complesso ragionamento
indica già due elementi di avversione forti rispetto al modello che aveva il tesoro come riferimento. Perché la funzione aggregata degli investimenti e la funzione aggregata dei risparmi vengono fatte dipendere da variabili diverse. Attenzione, mentre nella Treasury View vi è un'unica variabile dalla quale dipendono gli investimenti e i risparmi, che è il tasso di interesse, chiamiamolo reale, cioè quel tasso di interesse che determina la domanda e l'offerta dei beni e capitali, anche dal punto di vista della politica economica, in un mondo in cui comunque l'intervento pubblico va limitato alla regolazione dei mercati, per far sì che i mercati funzionino nel modo più corretto possibile, anche in questo mondo vi è un unico strumento di politica economica che, mosso, può determinare un equilibrio di mercato fra investimenti e risparmi. Nel mondo keynesiano non solo non vi è un'unica variabile dalla quale dipendono i movimenti degli investimenti e dei risparmi, perché le variabili sono tre: tasso di interesse, aspettative e reddito. Ma queste variabili sono variabili che incidono in modo diverso e separato sugli investimenti e sui risparmi. Il reddito incide solo sui risparmi nel ragionamento keynesiano. Il tasso di interesse incide solo sugli investimenti nel ragionamento keynesiano. Che significa che la politica economica non può muovere un unico strumento per perseguire il suo obiettivo. Beh, ne deve muovere tre. E non è detto che questi tre strumenti siano strumenti in senso proprio. Come governare le aspettative? Grande domanda keynesiana. Posto che il tasso di interesse sia uno strumento di politica economica su cui può incidere la banca centrale in un mondo keynesiano attraverso i movimenti dell'offerta di moneta, entro certi limiti, perché abbiamo visto che si può cadere nella trappola della liquidità, e posto che il reddito stesso può essere una variabile su cui lo Stato può incidere attraverso la spesa pubblica, in particolar modo, ma anche attraverso altre scelte di carattere fiscale, pensate all'organizzazione del sistema tributario, rimangono le aspettative. E abbiamo visto che però per Keynes le aspettative sono governabili attraverso la politica fiscale e la politica monetaria. Ma questo comporta una particolare attenzione e un particolare coordinamento della politica monetaria e della politica fiscale. Ci vogliono delle condizioni per cui la spesa pubblica incida sul tasso di interesse di lungo periodo, ci vogliono determinate condizioni per cui la spesa pubblica incida anche sugli investimenti privati, stimolando gli investimenti privati attraverso particolari investimenti pubblici che sono coerenti con le necessità che gli imprenditori hanno per riprendere ad investire nell'economia reale. In questo quadro teorico emergono i contributi di John Hicks. Saranno i primi che verranno poi seguiti da ulteriori studi di Alvin Hansen, Franco Modigliani e Milton Friedman nel decennio che va dal 1940 al 1950 e oltre. Tutti questi studi sono accomunati dall'idea che in realtà il ragionamento keynesiano è incompleto
Ed è incompleto perché è adatto solamente al mondo della crisi economica, ad un mondo in stagnazione, ma il mondo non è sempre in crisi, secondo l'impostazione adottata da questi studiosi. L'incompletezza sarebbe anche sintetizzata in una rappresentazione della funzione aggregata degli investimenti e della funzione aggregata dei risparmi che non considera la possibilità che le due variabili dipendano dagli stessi strumenti di politica economica. Per cui, secondo questi autori, sia la funzione degli investimenti che la funzione dei risparmi può dipendere dal tasso di interesse e dal reddito. Si recupera così però un margine d'azione diverso della stessa politica economica, proprio perché non c'è più quel problema specifico keynesiano riconoscibile in particolari periodi storici, che determina una difficoltà enorme nel riportare l'equilibrio nel sistema economico, cioè nel ottenere l'uguaglianza fra investimenti e risparmi, in un contesto in cui si deve agire separatamente sui risparmi e sugli investimenti, attraverso un particolare coordinamento fra politica monetaria e politica fiscale, come abbiamo visto nelle lezioni della scorsa settimana. Nel mondo di Higgs, Hansen, Modigliani e Friedman, anche se Friedman sarà, diciamo, tra questi l'economista che romperà di più con le conclusioni keynesiane, bisogna dimostrare, anche dal punto di vista empirico, anche ricorrendo all'econometria, quali sono le variabili che determinano investimenti e risparmi, a partire dall'ipotesi che queste due funzioni siano potenzialmente dipendenti tanto dal tasso di interesse quanto dal reddito. Guardate, qui scompaiono de definitivamente le aspettative, difficili da trattare matematicamente. Keynes ci prova cercando di ragionare sulla categoria di convenzione, di convenzione finanziaria in particolar modo. Qui delle aspettative si fa a meno. Questo contesto è quello che viene aperto dal modello ISLM, un modello che voi avete già incontrato e che noi utilizzeremo anche nel corso delle prossime lezioni per mostrare il terreno di confronto che si apre fra economisti che vogliono dimostrare la efficacia massima delle politiche fiscali ed economisti che vogliono invece dimostrare l'inefficacia delle politiche fiscali. Diciamo che sul terreno del modello ISLM si confronteranno a questo punto gli economisti keynesiani come Higgs, Hansen e Modigliani, che tendono a considerare la LM tendenzialmente piatta nei suoi punti di massima rilevanza, e gli economisti invece, che ben presto verranno battezzati di scuola monetarista, Milton Friedman e i suoi allievi, che operano in particolar modo in quegli anni a Chicago, che invece sostengono che la LM non sarebbe affatto piatta, anzi sarebbe verticale, e che quindi la politica fiscale sarebbe caratterizzata da massima inefficacia e determinerebbe crowding out, cioè spiazzamento degli investimenti privati. L'incremento della spesa pubblica determinerebbe un incremento dei tassi di interesse
maggiore di quelli che sono i benefici dell'incremento di reddito determinato dalla manovra di politica fiscale espansiva, ma l'incremento del tasso di interesse genererebbe un effetto negativo sugli investimenti privati. E questo sarà il terreno di scontro su cui avremo modo di ragionare ampiamente. Oggi però voglio fare alcune riflessioni che ci condurranno a definire il cosiddetto moltiplicatore della politica fiscale e il cosiddetto moltiplicatore della politica monetaria. Come ho già anticipato la scorsa volta, possiamo immaginare come combinazioni lineari del moltiplicatore keynesiano originario. Questi due strumenti diventano estremamente chiari se si fa un ragionamento di carattere algebrico. Prima di giungere al termine di questo ragionamento, voglio introdurre il concetto di forma strutturale e forma ridotta dei modelli economici. E lo faccio mostrandovi innanzitutto un modello a un obiettivo e a uno strumento. Questo tipo di modellistica diviene possibile proprio alla luce del contributo del 1937 di Hicks, che scrive in equazioni molto precise quello che per lui è il ragionamento di Keynes, riconducendolo, come abbiamo detto, a caso particolare di fatto di un modello di equilibrio economico generale. Partiamo da una forma strutturale, cioè una forma di un ragionamento teorico che si compone di più di una equazione, un sistema di equazioni, a partire dalla funzione del consumo, che è la classica funzione del consumo in economia chiusa keynesiana, una definizione di domanda aggregata, in cui compare anche la spesa pubblica, oltre alla funzione degli investimenti, e una condizione di equilibrio data dall'uguaglianza tra la domanda aggregata l'offerta, cioè Y che simboleggia qui il prodotto interno lordo. La prima equazione è una funzione comportamentale, un'equazione comportamentale. La seconda è una equazione definitoria e la terza è una condizione di equilibrio. Le ultime due equazioni vengono combinate insieme e possono essere compattate in questa unica equazione, y uguale c più i più g, che è un altro modo di scrivere la condizione di equilibrio. Ora, questo tipo di espresso in forma strutturale rappresenta un modello, un obiettivo e uno strumento di politica economica. Guardate, l'obiettivo è il prodotto interno lordo, il reddito. Nel ragionamento di Keynes, lo strumento principale è la spesa pubblica, mentre la variabile investimenti è una variabile esogena e la variabile consumo, e quindi anche la variabile aggregata, domanda aggregata, è una variabile endogena. La variabile consumo infatti dipende dal reddito, cioè dipende esattamente dalla nostra variabile obiettiva. In questo contesto abbiamo che un incremento della spesa pubblica dovrebbe riflettersi su un incremento del reddito. Quando andiamo poi a sviluppare ulteriormente la funzione del consumo, facendo apparire la sua endogeneità e quindi la presenza della funzione della variabile y all'interno dell'equazione, il ragionamento diventa più preciso, più complicato e vediamo anche in che modo la spesa pubblica si trasferisce
sul reddito attraverso il meccanismo del moltiplicatore dei consumi. Questo però lo possiamo fare passando dalla forma strutturale alla forma ridotta. Il passaggio dalla forma strutturale alla forma ridotta prevede esattamente la sostituzione all'interno della equazione comportamentale della nostra funzione del consumo, del valore della nostra variabile obiettivo espressa secondo la sua definizione e risolvendo il tutto. Tutto quello che abbiamo detto comporta la possibilità di parlare di un modello di politica economica. Quando possiamo parlare di un modello di politica economica? Quando, data la forma strutturale di un modello o la forma ridotta dello stesso modello, ci poniamo il problema di comprendere quale deve essere il valore della variabile strumento. Lo strumento diviene l'incognita del problema, quindi a partire dalla forma ridotta possiamo ricavare la forma ridotta inversa isolando la variabile strumento. E così facendo, a seconda di quello che è l'obiettivo che decide il policy maker, il livello in questo caso del prodotto interno lordo che si vuole raggiungere, se preferite della sua traduzione monetaria che è il reddito, nota la variabile esogena investimento e la componente autonoma dei consumi, cioè i consumi incomprimibili, ricaviamo l'obiettivo del nostro ragionamento, cioè ricaviamo quanto deve essere grande la manovra di bilancio in termini di spesa pubblica, a quanto ammonta lo strumento che dobbiamo mettere in campo per ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati, date le variabili esogene e i parametri. Quindi G-star è il valore che deve assumere lo strumento dato, scusatemi, è il valore che deve assumere lo strumento dato l'obiettivo desiderato. Questo tipo di problema, che ripeto, un problema che viene impostato in questo modo alla luce del contributo del 1937 di John Hicks, viene ad essere l'origine dell'impostazione econometrica della politica economica, che si deve a due economisti, Ragnar Frisch e Jan Tinbergen. Jan Tinbergen diventa un po' il padre di una celebre regola, abbastanza ovvia, che ci dice che il problema della individuazione degli strumenti di politica economica per realizzare determinati obiettivi ha soluzione se il numero degli strumenti è uguale al numero degli obiettivi. In questo caso il ragionamento è molto semplice. Il ragionamento diventa già un pochino più complesso quando usciamo dall'analisi limitata alla relazione tra domanda aggregata ed offerta aggregata e consideriamo anche ciò che accade nel mercato della moneta, cioè quando ci troviamo di fronte ad un modello a due strumenti e a due obiettivi. Allora, anche qui abbiamo a che fare con equazioni che si ricavano dal contributo di Hicks che rilegge Keynes. Attenzione,
anticipo immediatamente una considerazione. La funzione degli investimenti qui viene ancora fatta dipendere solo ed esclusivamente dal tasso di interesse. Non abbiamo introdotto il livello del reddito. Lo possiamo fare, lo potete fare voi per esercizio, per vedere che cosa succede. Basta aggiungere qui un addendo con segno positivo, introducendo un'altra propensione marginale, la propensione marginale agli investimenti, la potete chiamare J, che moltiplica Y il reddito. Quando dobbiamo prendere in considerazione anche il mercato monetario, oltre alla equazione che stabilisce la funzione del consumo, oltre ad aver introdotto una nuova variabile che è il tasso di interesse, da cui facciamo dipendere la funzione dell'investimento, che prima invece era una variabile esogena, e oltre a scrivere l'equazione che stabilisce l'equilibrio sul mercato dei beni, dobbiamo prendere in considerazione la domanda di moneta reale, che è data dal rapporto fra la domanda di moneta e il livello dei prezzi, che possiamo chiamare L, cioè domanda di liquidità, che è esattamente come nel ragionamento keynesiano che abbiamo già visto quando abbiamo commentato la trappola della liquidità, è fatta di due parti. Una parte che racchiude la funzione transattiva e il movente precauzionale di chi domanda moneta, che ha una relazione positiva col livello del reddito. Tanto più alto il reddito, tanto più grande sarà la domanda di moneta per scopi transattivi e precauzionali. E un'altra parte che dipende negativamente dal valore del tasso di interesse, che rappresenta la funzione speculativa della moneta, il movente speculativo di chi domanda moneta. Tanto minore sarà il tasso di interesse, tanto minore sarà la moneta domandata per scopi speculativi, e quindi maggiore sarà la domanda di moneta per scopi transattivi. Questa è la domanda reale di moneta, perché, come vedete, è espressa in rapporto al livello dei prezzi, che comunque vengono considerati fissi nel ragionamento di X. Oltre a una domanda di moneta abbiamo bisogno di definire un'offerta di moneta reale. L'offerta di moneta reale sostanzialmente è la variabile che viene determinata dalle scelte della banca centrale ed è data da la moneta emessa dalla banca centrale, quindi sostanzialmente la moneta legale fratto il livello dei prezzi. L'equilibrio sul mercato della moneta è la terza equazione di questa seconda parte del sistema. A questo punto, avendo un modello a due strumenti e a due obiettivi, per passare alla forma ridotta si deve risolvere il sistema nelle due equazioni. Quindi mettiamo a sistema innanzitutto le prime tre equazioni e poi le seconde due equazioni. Se mettiamo a sistema le prime tre equazioni, otteniamo la seguente relazione fra livello del reddito e livello del tasso di interesse innanzitutto. Questa equazione è l'equazione della curva IS, cioè di quella curva che rappresenta tutti i punti di equilibrio sul mercato reale, cioè tutti i punti in cui I, l'investimento, è uguale ad S, cioè il risparmio. Se invece mettiamo a sistema le tre equazioni che determinano le condizioni sul mercato della moneta, otteniamo una relazione tra il tasso di interesse, il reddito e l'offerta di moneta in termini reali, che è la curva LM, cioè quel luogo geometrico di tutti i punti in cui è in equilibrio il mercato monetario, cioè di tutti i punti in cui L, cioè la domanda di liquidità, è uguale ad M, cioè l'offerta di moneta. Okay? Entrambe queste curve mostrano quindi combinazioni di reddito e tasso di interesse che mantengono in equilibrio la prima, il mercato dei beni, la seconda, il mercato della moneta.
A questo punto il passaggio alla forma ridotta è semplicissimo. È sufficiente risolvere il sistema delle due equazioni per le due incognite, y ed y. E quindi otteniamo a questo punto due equazioni che vedete in questa slide. Queste due equazioni rappresentano la forma ridotta del modello economico in cui vi sono due variabili endogene, y ed i, funzioni delle variabili esogene. Le variabili esogene che sono anche qui immaginabili come potenziali strumenti di politica economica. Ne abbiamo di più di una. Abbiamo la spesa pubblica, abbiamo l'offerta di moneta, abbiamo il livello dei prezzi, oltre alle due componenti autonome della domanda, cioè i cosiddetti consumi incomprimibili e i cosiddetti investimenti incomprimibili. Oltre alle variabili esogene figurano i nostri parametri che sono dati da combinazioni lineari tra i coefficienti che definivano le relazioni tra variabili indipendenti e variabili dipendenti all'interno della nostra forma strutturale. Quindi sono la propensione marginale al consumo, la variabile, meglio, il coefficiente D che ci dice in che modo variazioni del tasso di interesse si trasmettono sul livello degli investimenti, il coefficiente E che ci dice che regola il modo in cui il reddito, variazioni del reddito impattano sulla domanda di moneta, il coefficiente F che stabilisce invece in che modo variazioni del tasso di interesse influenzano la offerta, scusatemi, la domanda di moneta, la domanda reale di moneta, la domanda di liquidità. Nella forma ridotta dei modelli, questi coefficienti si combinano, in particolare, vedete, abbiamo una combinazione lineare di questi coefficienti che viene riferita alla spesa pubblica e che ci dice quindi in che modo variazioni della spesa pubblica si trasferiscono sul reddito. Un'altra invece combinazione lineare di questi coefficienti ci dice in che modo variazioni dell'offerta reale di moneta impattano sul livello del reddito. Ebbene, chiamiamo la combinazione lineare dei coefficienti che moltiplica la spesa pubblica, cioè 1 fratto 1 meno C più ED su F, moltiplicatore della politica fiscale, perché ci dice esattamente in che modo la politica fiscale, cioè le variazioni della spesa pubblica, si trasferiscono sul reddito, sul prodotto interno lordo. Mentre chiamiamo il coefficiente, o meglio la combinazione lineare dei coefficienti che incide sull'offerta di moneta, beta, cioè moltiplicatore della politica monetaria. Come vedete, dipende il moltiplicatore della politica monetaria dagli stessi coefficienti da cui dipende il moltiplicatore della politica fiscale, ma combinati in modo diverso. 1 meno C per F su D più E. E come vedete, come vi avevo già anticipato, entrambi questi moltiplicatori variano innanzitutto al variare di 1 meno C. Cioè sono in realtà variazioni sul moltiplicatore keynesiano, però variazioni che tengono in considerazione anche i coefficienti che incidono sulle variabili investimento e domanda di moneta. Ora, uno dei
massimi campi di confronto tra fautori dell'indicazione keynesiana di politica economica, cioè la efficacia delle politiche fiscali espansive, e fra fautori invece dell'idea che le politiche fiscali espansive sono dannose, è proprio il terreno in cui gli economisti cercano di stimare alfa e beta attraverso dei modelli econometrici. Ed è questo quello su cui vorrei farvi ragionare nella parte della lezione che ci manca. Per farlo ho bisogno di mostrarvi un software econometrico. Su questo software econometrico faremo poi degli esercizi, anche dopo una breve introduzione delle caratteristiche fondamentali di un modello di stima, il modello di stima OLS, che in parte avete visto nei corsi di statistica e che state vedendo parallelamente con il corso di econometria. Prima di concludere la lezione vi voglio semplicemente far vedere in che modo possiamo lavorare dal punto di vista del ragionamento econometrico che servirà a stimare esattamente le nostre equazioni che abbiamo ricavato a partire dalla forma ridotta di un modello a due obiettivi e due strumenti. Il software che vorrei introdurvi in questo in questi minuti finali della lezione si chiama Gretel. Il software Gretel si presenta in questo modo. È un free software che potete liberamente scaricare battendo su Google Gretel, e vi consiglio anche di accomunare a Gretel Jack Lucchetti, perché uno degli implementatori del software è un econometrico italiano che lavora presso l'Università Politecnica delle Marche, presso la quale io ho fatto il mio dottorato di ricerca. L'altro principale inventore del software è Alvin Kotler, statunitense. Come vedete, si tratta di una finestra, che qui potete considerare, in cui ci sono dei menu a tendina. Uno di questi ci dà la possibilità di aprire dei dati. Okay. È ancora più semplice trascinare nel software una banca dati che già avete preparato. Ok, per esempio prendiamo la banca dati su cui mi interessa lavorare con voi. La vado a prendere, ve la mostro e poi ve la apro in Gretel e concluderemo poi in breve la lezione. Allora, vi metterò chiaramente a disposizione la banca dati che ho scaricato dal dataset della Federal Economic Reserve di St. Louis e che si compone esattamente di variabili che riguardano il livello del reddito statunitense, variabili che riguardano l'offerta di moneta statunitense, variabili che riguardano invece la spesa pubblica statunitense.
Date un attimo lì di pazienza. Eccola qui. Allora. Voi qui dovreste vedere a questo punto le variabili che vengono aperte in Gretel, ma ve le vorrei mostrare prima in Excel. Quindi per farlo vado a condividere Excel un pochino lento il nostro computer. Oh, eccola qui. Ed ecco qui, se riusciamo a condividerla. Eccola qui. Ok, scusatemi. Allora, come vedete, io ho ricavato dalla Federal Reserve di St. Louis le variabili spesa pubblica riferita agli Stati Uniti dal 1960 fino al 2018. Come vedete, si tratta di variabili trimestrali. Okay. Nella prima colonna ho inserito il tempo, infatti. Qui abbiamo i valori della spesa pubblica. Per quanto riguarda l'offerta di moneta, la variabile che ho preso in considerazione non è unica. Per quale motivo? Perché, come dovreste aver appreso dal corso di macroeconomia, l'offerta di moneta di una banca centrale può essere misurata in modi diversi. Può essere misurata come M1, cioè considerando il circolante dell'economia, oppure può essere considerata come M2, prendendo anche in considerazione alcune relazioni di debito e credito di breve periodo, come per esempio dei titoli obbligazionari, oppure prendendo in considerazione ulteriori forme di quasi moneta, di promesse di pagamento, che chiamiamo M3. Quindi questo genera la possibilità di ragionare sull'offerta di moneta prendendo in considerazione tre modalità di misura diverse. Ho poi preso in considerazione il prodotto interno lordo, GDP, e ho poi costruito una variabile che ho chiamato crisi. La variabile crisi è una variabile dummy, cioè una variabile qualitativa, una variabile che vale o 0 o 1. Vedete, la faccio valere 0 in tutti i trimestri in cui ho una situazione che non è riconducibile a una situazione recessiva, e invece la faccio valere 1 negli anni in cui, nei miei, scusatemi, nei trimestri caratterizzati da recessione. Ok, questo diciamo è il nostro dataset e in Gretel quello che possiamo fare è innanzitutto, in modo molto interessante, cliccare con il tasto destro del mouse su una delle variabili e ricavare tutta una serie di possibilità delle statistiche descrittive su quella serie storica o anche il grafico di quella serie storica. Cliccando sul menu a tendina che si apre grafico della serie storica, adesso ve lo faccio vedere.
Eccolo. Questo è il grafico della serie storica della spesa pubblica negli Stati Uniti. L'altra cosa che vi vorrei mostrare prima di chiudere è in che senso possiamo provare a stimare la relazione che intercorre fra spesa pubblica e livello del reddito e offerta di moneta a livello del reddito. Esiste il comando modello. Cliccando il comando modello appare un menu a tendina. Il primo dei modelli che possiamo costruire, cioè il primo modello econometrico, cioè la prima procedura di stima, la più semplice che possiamo costruire, su cui vi dirò qualcosa nelle prossime lezioni, è il modello dei minimi quadrati, che voi comunque dovreste aver già visto nel corso base di statistica. A questo punto, cliccando su minimi quadrati, si apre un'altra tenda, cioè un'altra finestra, che è così fatta. Vedete? Abbiamo una parte della finestra in cui possiamo pescare le nostre variabili e possiamo ricondurle o alla barra della variabile dipendente, cioè quella variabile che rappresenta la nostra incognita. E nel nostro caso è il prodotto interno lordo, che tra l'altro è la nostra variabile obiettivo. E dall'altra parte abbiamo invece i regressori, cioè quelle variabili indipendenti, che dal punto di vista della politica economica sono i nostri strumenti di politica economica. Come vedete, qui c'è sempre una costante, perché noi abbiamo un modello lineare da stimare, la cui equazione è, nel nostro caso, y, cioè GDP, uguale la costante, i valori costanti che nella nostra equazione di riferimento che abbiamo ricavato dal nostro modello strutturale era data dalle componenti autonome della domanda, C0 e 0, moltiplicate per i rispettivi parametri, che qui chiamiamo semplicemente costante. Dopodiché inseriamo la nostra variabile spesa pubblica e una delle variabili, poi faremo nel corso delle nostre riflessioni future vari esperimenti, li potrete anche far voi autonomamente a casa, perché vi metterò a disposizione la banca dati e potete scaricare liberamente Gretel e ripetere queste operazioni. Prendiamo per esempio M2, anzi M3, va? Ok? E aggiungiamo la variabile dammi crisi. Per il momento limitiamoci a questo. Clicco anche su errori standard robusti, vi sarà chiaro nelle lezioni prossime. Il problema è che nel mondo delle stime econometriche esistono delle distorsioni che possono caratterizzare gli stimatori bisogna a quel punto fare alcune modifiche nella procedura che noi non vediamo, ma che viene seguita dal software, per passare dalla forma strutturale del modello, diciamo, alla sua forma ridotta, e per consentire quindi di ricavare senza incorrere nei problemi di eteroschedasticità e di autocorrelazione i nostri stimatori, ma tornerò sull'argomento. A questo punto basta premere OK e quello che otteniamo è un'altra finestra, che adesso andiamo a vedere, che appare in questo modo. Allora, è molto semplice leggerla. Voi avete qui il nostro modello, che è la relazione tra le variabili dipendenti e le variabili indipendenti, ci dice qual è il criterio di stima che abbiamo adottato, cioè il modello dei minimi quadrati OLS,
ci dice quali sono i dati che abbiamo utilizzato, cioè dati che vanno dal primo trimestre del 1960 all'ultimo trimestre del 2018, ci dice quanti sono 236, dice qual è la variabile dipendente, che è il prodotto interno lordo, GDP, ci fa delle considerazioni relative al fatto che abbiamo utilizzato la standardizzazione degli errori per limitare i problemi di eteroscedasticità e autocorrelazione, dopodiché ci mostra una tabella così fatta. Qui abbiamo le nostre variabili, la costante, la spesa pubblica, l'offerta di moneta e la variabile dummy, la variabile qualitativa crisi. Qui abbiamo i coefficienti stimati, limitiamoci al momento a vedere i coefficienti relativi alla spesa pubblica e all'offerta di moneta. Innanzitutto, avendo espresso queste variabili in valori assoluti, il coefficiente della spesa pubblica, cioè quello che ci dice in che modo variazioni della spesa pubblica si riflettono sulle variazioni del reddito, è pari a 2,5. Mentre l'offerta di moneta, vedete, ha un coefficiente molto piccolo, e alla meno 10 significa che questi valori vanno letti come 0,90 e poi 1,46. Quindi è un coefficiente molto molto piccolo, sostanzialmente 0. Qui, mentre il coefficiente di una variabile qualitativa dummy ha senso solamente per ciò che riguarda il segno. Quindi sappiamo che negli anni di crisi il reddito diminuisce. Non può essere interpretato in termini precisi il valore numerico. Qui abbiamo l'errore standard che viene collegato alla stima del coefficiente. E qui abbiamo la cosiddetta t-statistics, alla quale viene riferito il cosiddetto p-value. Ora, vi basti sapere a questo livello del corso che questi valori ci dicono quanto sono significativi dal punto di vista statistico i coefficienti. Gretel ci dà anche una simbologia visiva fatta da asterischi, che può andare da 0 a 3 asterischi. I 3 asterischi significano un'alta significatività statistica del coefficiente stimato. Quindi possiamo fidarci abbastanza del valore del coefficiente stimato, che ci dice in questo caso che la spesa pubblica ha effetti positivi nel caso statunitense, preso da noi in considerazione in questo lasso temporale, sul prodotto interno lordo. Tuttavia, gli altri valori mostrati all'interno della stima ci danno altre indicazioni circa la bontà del processo di stima, su cui adesso non entriamo nel vivo, ma che impareremo a leggere un po' meglio. Vi posso dire che comunque il primo passo che abbiamo compiuto è un passo dal quale dobbiamo prendere le distanze, perché questo modo diretto di utilizzare la banca dati per ottenere le stime è viziato da alcune distorsioni. Vi metterò a disposizione, al termine di questa lezione, la banca dati su cui potete esercitarvi, replicando innanzitutto questo tipo di esercizio che abbiamo visto. Cosa sono i coefficienti riferiti a G e riferiti ad M3? Beh, possono essere esattamente interpretati come alfa e beta, cioè il moltiplicatore della politica fiscale e il moltiplicatore della politica monetaria. Con questo terminiamo la nostra lezione e ci vediamo domani. Domani avremo un ospite, che è il dottor Paolo Maranzano, che farà un intervento su gli effetti che possiamo attenderci dalla manovra di politica fiscale espansiva particolarissima che assume il nome di Next Generation EU, cioè
l'insieme delle risorse che devono essere indirizzate su particolari progetti riferiti alla digitalizzazione e alle politiche a basso impatto ambientale che sono stati messi a disposizione nel contesto di crisi pandemica dalla Commissione europea per i propri Paesi membri per agevolare l'uscita dalla crisi, su cui c'è un ampio dibattito. Alcuni dicono che sono risorse insufficienti, altri dicono che sono risorse che presumibilmente avrebbero bisogno di essere indirizzate meglio. Lo studio che ha condotto Paolo Maranzano insieme a Roberto Romano e Anna Maria Variato e che è stato pubblicato su uno degli ultimi numeri della rivista italiana Moneta e Credito, entra proprio nel vivo di queste vicende. Mentre venerdì faremo ulteriori passi in avanti per capire meglio che cosa significa discutere di problemi di politica economica utilizzando anche gli strumenti econometrici. Arrivederci.